Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam il quinto canto, intitolato L'impeto creatore, il capitolo numero 14, intitolato La foresta dei piaceri del mondo materiale. Siamo arrivati al verso numero 15, che è un verso in prosa, quindi leggeremo direttamente parola per parola. Quacit, talvolta, asadhyā, sperimentando, griham, la vita di casa, dalavat, proprio come una foresta in fiamme, priya artha viduram, senza alcun beneficio, asukaudarkam, che porta soltanto sempre più infelicità, shokagnina, con il fuoco della mente, dayamanaha, bruciato, Brisham, molto grande, Nirvedam, delusione, Upagacchati, ottiene. Ma la traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhajana Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In questo, la vita di famiglia è come una foresta in fiamme. Essa non offre la benché minima felicità e, a poco, si resta sempre più coinvolti nell'infelicità. Nella vita di famiglia non c'è niente che favorisca la felicità eterna, anzi, legata alla vita di casa, l'anima condizionata si consuma nel fuoco del lamento. Talvolta accusa la propria sfortuna e talvolta afferma di soffrire perché non ha compiuto nessuna attività virtuosa nella vita precedente. Spiegazione. Nel Gurvashtaka, Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur canta Samsara davana lalita lokam anayakarunyaganaganatvam. La vita in questo mondo materiale è proprio come una foresta in fiamme. Nessuno va ad appiccare il fuoco della foresta, ma il fuoco divampa ugualmente. Così tutti vogliono essere felici nel mondo materiale, ma la vita materiale diventa sempre più miserabile. A volte una persona imprigionata nel fuoco incandescente dell'esistenza materiale accusa se stessa, ma a causa della concezione corporea non può uscire dalla trappola e soffre sempre di più. Allora, rivediamo il verso di oggi. In questo, la vita di famiglia è come una foressa in fiamme. Essa non offre la benché minima felicità. E a poco a poco si resta sempre più coinvolti nell'infelicità. Nella vita di famiglia non c'è niente che favorisca la felicità eterna. Anzi, legata dalla vita di casa, l'anima condizionata si consuma nel fuoco del lamento. Talvolta accusa la propria sfortuna. E talvolta afferma di soffrire perché non ha compiuto nessuna attività virtuosa nella vita precedente. Nasta prayajva bhadeshunityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhakti bhavati naishtiki. Ascoltando regolarmente lo Srimad Bhagavatam e servendo i puri devoti del Signore, tutto quello che tutto il cuore viene completamente distrutto nel servizio al Signore Supremo, glorificato con inni trascendentali, che si stabilisce in maniera irrevocabile. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Buddha Deshimate Modi Sevita Prabhuti Nami Vida Sasve Paupada Siyani Maganaya Nathanam Rupa Siyah Panam Chishan Prakana Mosute Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Buddha Deshimate Bhakti Vedanta Swami Dinam Namaste Sarasvati Devi Gulavani Pachanini Vishesha Shunyavani Prasaya Vida Shetani Rashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gavadashu Sati Gura Bhakta Bhuma Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, grazie per esservi collegati, grazie per l'ascolto.
anche oggi stiamo studiando un verso del Bhagavatam. Oggi si parla della vita di famiglia ed è anche un po' incentrato sul lamento di una persona che si trova nella vita di famiglia, sulla lamentosità di una persona che si trova in questa condizione. Spesso vediamo le persone che si lamentano, soprattutto in Kali Yuga è molto frequente, le condizioni sono terribili in Kali Yuga. Le persone sono sempre turbate, sono molto sfortunate, manda su manda, sono piene di problemi, non hanno, sono intelligenti, non riescono a capire qual è il vero obiettivo della vita. Persino le attività più ordinarie, le attività materiali più ordinarie sono sconvolte, è difficile anche persino avere una famiglia oggi, mantenere una famiglia, avere una famiglia. Anche il matrimonio è diventato molto difficile e non ci sono veramente anche le cosiddette, quelle poche certezze che, materiali, tra virgolette, che c'erano, si sono praticamente sgretolate. Anche oggi, per esempio, anche la stessa, il matrimonio stesso, la vita di famiglia è andata completamente in pezzi. Non è neanche più chiaro che debba esserci un uomo, ci debbano esserci un uomo e una donna sposati. Adesso è possibile che ci sia anche un matrimonio fra coppie omosessuali, oppure che si possa vivere separati, che c'è il divorzio, c'è la vita sessuale che non è finalizzata alla procreazione, ma è finalizzata soltanto al piacere, quindi l'aborto, una serie di problemi incredibili, anche solo per quanto riguarda una vita, tra virgolette, materiale e ordinaria. Che dire poi se una persona deve realizzarsi spiritualmente? Diventa molto, molto difficile. Quindi normalmente già in una vita di famiglia, diciamo così, ordinaria, non è facile realizzarsi spiritualmente, a meno che non si è così fortunati da poter mettere Krishna al centro della propria attenzione. Allora, anche in questo caso è possibile raggiungere l'obiettivo supremo della vita, che è quello di sviluppare la propria sopita coscienza di Krishna. Quindi una persona che si trova normalmente nella vita di famiglia e non è cosciente di Krishna, per una persona così tutto diventa come una foresta in fiamme, perché la vita materiale è una foresta intricata dove non è facile uscire e che tra l'altro sta anche prendendo fuoco, c'è un incendio. La persona si perde in questa foresta e può morire da un momento all'altro, e in questo senso la morte è la morte spirituale dell'anima, cioè la dimenticanza totale del suo vero obiettivo e della sua vera identità, di essere un eterno servitore di Krishna, e si lamenta. Si lamenta, tra l'altro il suo lamento è anche un lamento dovuto a un'intelligenza gretta, non è un lamento, sai, una persona che si lamenta perché dice come sono sfortunato, non riesco in nessun modo a dedicarmi alla vita spirituale, alla coscienza di Krishna, quello sarebbe già un lamento di un livello superiore. La persona si lamenta perché è così immersa nella concezione materiale della vita, crede di essere il corpo e crede che tutto ciò che è attorno al corpo sia in qualche modo collegato a lui, e si lamenta quindi di quella che lui ritiene la sua sfortuna. Cioè, perché sto soffrendo? Perché mi succedono tutte queste cose? Perché non riesco a guadagnare di più? E perché le persone che hanno pagato in un'attività commerciale, perché oggi non sono entrati dei clienti, e perché oggi ho guadagnato così poco, e perché è aumentata la benzina, perché non ce la faccio a pagare l'affitto, tutte cose, soprattutto poi in Kali Yuga, che aggravano l'anima condizionata e la fanno lamentare, l'anima condizionata diventa piena di sofferenza, di dolori, di lamento. In queste condizioni è molto difficile ricordarsi di Krishna. C'è un verso, una citazione netta della devozione, in cui è detto che quando una persona
il cuore di una persona è presa dal dolore, dal lamento, dalla rabbia, in queste condizioni Krishna non può manifestarsi nel cuore. In realtà Krishna è sempre presente nel cuore di tutti, non può nascere, Krishna non può apparire, cioè non si può mostrare, non si può rivelare, in realtà è sempre lì, però non si rivela se una persona è sopraffatta dal lamento, dal dolore, dalla rabbia. È molto difficile. Qui dice che talvolta quest'anima condizionata accusa la propria sfortuna e talvolta afferma di soffrire perché non ha compiuto nessuna attività nella vita precedente. Qualche volta accusa il destino, no? Ricordo che avevo un parente, uno zio, che diceva ogni volta che succedeva qualcosa è il destino, karmana daivane trena, karmana. In effetti è vero, ogni situazione che accade è dovuta al daiva, al Signore Supremo, perché è Lui che comunque gestisce e controlla tutto. Maya Dhyakshena Prakriti, Suyatesa Characharam, tutto è controllato da Lui, tutto è sotto il suo controllo. Quindi Karmala Daina Nitrena. Ma Krishna lascia la libertà, Krishna lascia che l'essere vivente continui a desiderare, anche se questi desideri non sono esattamente i desideri spirituali che aveva nell'atmosfera spirituale prima di scendere nel mondo materiale. Quindi lascia questa libertà e permette che questi desideri possano realizzarsi nell'ambito della legge del karma, che è una legge di azione e reazione. Quando l'anima condizionata scende nel mondo materiale, cade nell'ignoranza. Ignoranza significa appunto ignorare, che ignora che qualsiasi cosa fa genera una reazione, karma. Questa reazione può essere una reazione a breve termine oppure a lungo termine, ma genera comunque un seme che viene messo nella terra, non è detto che spunti immediatamente, o può uscire il tempo. Il tempo ci separa dalle nostre reazioni, che possono essere fauste o infauste oppure miste. Soltanto il devoto si salva da questo lamento, perché il devoto agisce su un piano di akarma. Akarma significa non inattività, ma una situazione in cui non vengono generate delle reazioni nefaste, ma neanche delle reazioni. Non sono né azioni, non vengono generate né reazioni buone né reazioni cattive, perché il devoto agisce su un piano completamente trascendentale. Ecco, il segreto della coscienza di Krishna è che la persona cosciente di Krishna non è una persona inattiva, non è una persona seduta in contemplazione, in meditazione. Non è possibile rimanere inattivi neanche per un istante, dice Krishna nella Bhagavad Gita, neanche per un istante è possibile rimanere inattivi. Perciò la vera rinuncia, dice Krishna nel 18° capitolo, è quella di rinuncia e di chi rinuncia al frutto della propria attività. Tutte le persone che si lamentano per la propria sfortuna sono tutte persone che sono guidate dalla passione, da due influenze, la passione e l'ignoranza. La passione lega al frutto delle proprie azioni. La persona che è influenzata dalla passione vuole avere un risultato delle proprie attività e quindi soffre, ma in realtà non è lui veramente l'artefice dell'azione. La causa e l'effetto di ogni azione sono dovute alla natura materiale. Gioia e dolore invece vengono dall'anima. Questo è quello che dice il 13° capitolo della Bhagavad Gita. Gioia e dolore vengono dall'anima, ma la causa e l'effetto delle azioni vengono dalla natura materiale stessa. È un meccanismo molto complesso da comprendere. La legge del karma è una legge molto complessa, non è facile comprenderla in tutte le sue sfumature, perché raccoglie tutta una serie di altre leggi che sono influenzate da questa legge suprema, la legge del karma, azione e reazione. Però il devoto può superare questa foresta in fiamme, quest'albero capovolto, quindi parlare un albero capovolto, con le radici verso l'alto e i rami verso il basso della natura materiale, può farlo. È questo che vogliamo suggerirvi ogni volta che leggiamo lo Srimad Bhagavatam, vogliamo suggerirvi una soluzione pratica. Questa non è una filosofia da salotto, per cui sì, discutiamo, io dico la mia, dici la tua, sì, che bella, belle parole, molto belle, però se sapete parlare bene, che belle citazioni, siete poeti, però sono parole, cioè, sì,
ci gratifichiamo un po' i sensi, così io ascolto te, tu ascolti me. No, questa non è una filosofia. Filosofia significa amore per la conoscenza. E la conoscenza significa poi poter applicare questa conoscenza nella pratica, altrimenti è una conoscenza completamente inutile. I devoti perciò consigliano applicare questa conoscenza alla vita di tutti i giorni, perché questo è il fine della coscienza di Krishna, quello di apprendere per poi applicare. È possibile trascendere le tre influenze della natura materiale, quindi non lamentarsi più, soltanto se ci si dedica al servizio devozionale. Cioè, allora, una persona potrebbe domandare, vabbè, ho capito, che significa servizio devozionale? Come devo fare? Servizio devozionale significa che una persona che dedica tutto a Krishna, tutto quello che fa, tutto quello che dà in carità, tutte le azioni che svolge, lo fa tutto per un fine supremo che è il fine di Krishna. Tutto quello che mangia, lo offre sempre prima a Krishna, lo fa per Krishna. Questa è la motivazione che spinge il devoto. E come inizia questo servizio devozionale? Inizia con la lingua e con l'ascolto. Sono importanti questi due sensi, la lingua e le orecchie. Parlare di Krishna, la lingua serve per emettere suoni e per gustare del cibo, quindi vibrando dei suoni che riguardano Krishna. Il primo suono da vibrare è il mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E poi gustare il cibo che viene prima offerto a Krishna, il cibo vegetariano che viene prima offerto a Krishna. Vibrare questo suono, ascoltarlo quindi con le orecchie e mangiare del cibo offerto a Krishna. Questo è il servizio devozionale. Chi si impegna completamente nel servizio devozionale, senza deviare in alcuna circostanza, raggiunge subito il livello del Brahman. Cos'è il livello del Brahman? Il Brahman è uno stadio in cui una persona è libera dalle tre influenze della natura materiale. E quindi è libera anche dal lamento, libera dalla lamentosità proprio dell'anima condizionata. Quindi se una persona vuole essere libera dal lamento, deve dedicarsi alla coscienza di Krishna. Gradualmente si libererà dal lamento. Gradualmente si libererà dal lamento. È una scienza. È una scienza. Scienza significa qualcosa di pratico, non significa qualcosa di teorico. Certamente la vita di famiglia può essere un ostacolo. Se per una persona non cosciente di Krishna, la vita di famiglia è un grosso ostacolo. Anda cupa, un pozzo scuro da cui molto difficilmente si riesce a uscire, a meno che una persona non venga a prenderti e tu riesca a cogliere questa misericordia che ti viene offerta sotto forma di questa corda trascendentale di istruzioni che una persona può prendere quando cade in questo pozzo oscuro. Perché la vita di famiglia è paragonata proprio a un pozzo oscuro, anda cupa. È basata appunto sul piacere sessuale, che è un piacere effimero, che abbiamo già provato in tante, tante, tante vite, non solo in questa vita. Però la natura materiale ce lo fa sembrare sempre nuovo, sempre fresco, sempre originale, qualcosa che in effetti tutto gira attorno a quel piacere lì. Nessuno si muoverebbe se non ci fosse quel piacere lì. È, come dire, è il centro attorno a cui girano tutte le attività materiali. Tutta la vita condizionata è basata, vuol dire vita sessuale. Infatti, non limitare la propria vita sessuale, non frenare, non mettere un freno alla vita sessuale, significa cadere a piombo nuovamente nell'illusione, nelle tenebre, nell'ignoranza. Che la vita sessuale ci fa identificare con quello che non siamo, cioè con il corpo materiale, noi non siamo questo corpo, ecco tutto ciò che lo circonda, con i concetti di io e mio, aham, mama e ti, questo sono io, questi pensieri sono io, questo corpo sono io, e tutto ciò che lo circonda è mio, io e mio, io e mio. Noi abbiamo avuto tante famiglie, abbiamo passato tante vite. Abbiamo avuto tanti padri, madri, una volta siamo stati padri, una volta siamo stati madri, una volta siamo stati zii, nonni, figli, nipoti. Abbiamo passato tante designazioni, abbiamo recitato tante parti, e non solo da esseri umani,
Talvolta potremmo stare anche padri o figli di un'altra specie di vita, magari, ne so, coccodrilli, alligatori. Cioè, abbiamo passato in vermiciattoli, mica ci sono solo gli animali. Anche ci sono animali, ci sono esseri viventi molto intelligenti e molto grandi, da brama fino all'indragopo, fino alla formica, fino all'essere vivente più minuscolo, che non riusciamo a percepire con i nostri sensi materiali, però esistono anche esseri minuscoli. E anche a quel livello lì esiste la vita sessuale, esiste la famiglia, esiste l'accoppiamento, ci sono famiglie di formiche, famiglie di cicale. La vita di famiglia è presente un po' dappertutto, con varie sfumature, sotto vari aspetti, però c'è sempre, perché vita di famiglia significa essenzialmente vita sessuale. Il sesso, come dicevamo prima, è quello cui è il punto cruciale intorno a cui gira tutta la vita condizionata, quindi nel mondo materiale. 8 milioni e 400 mila specie di vite, tutte basate sul sesso, tutte basate sulla vita di famiglia. Dico, un pozzo oscuro. Da cui è molto difficile venire fuori. E qui dice: questa è la vita di famiglia, è come una foresta in fiamme. Non offre la benché minima felicità, dice questo verso. E a poco, dice, non che a poco ci si salva, dice no, a poco si resta sempre più coinvolti nell'infelicità, come un insetto che viene catturato in una ragnatela, tipo una mosca che va a finire in una ragnatela di un ragno, forse l'avete anche visto. Più si dibatte, più cerca. Prima si attacca alla ragnatela. Al primo impatto dice: vabbè, adesso non è niente, mi sono attaccata, però adesso volerò via, andrò via. Ma più si dibatte e più la ragnatela lo avvolge. E contemporaneamente, mentre si dibatte e tenta di uscire da questa ragnatela, convinta che ormai può farcela, può andare via, ha sempre la libertà di andare via. Più la ragnatela la prende, e contemporaneamente il ragno, che ha dei sensi super sensi da questo punto di vista. Poi sono fatto anche un cartone animato. Il ragno, da questo punto di vista, ha dei sensi molto acuti. Subito percepisce il movimento della ragnatela e immediatamente. Spider, mi suggeriscono alla regia. Spider. Sì, perché purtroppo ci siamo così tanto degradati da ritenere un supereroe una persona che ha i sensi come un ragno. Ma in realtà è vero, perché ci sono degli animali che hanno dei poteri mistici, sono poteri mistici. Il cane, per esempio, è un olfatto molto sviluppato, il ragno ha altri sensi molto sviluppati. Così il ragno percepisce subito la presenza di un essere che si trova impigliato nella sua ragnatela. Anche un piccolo movimento subito lo percepisce. E immediatamente, però, a cosa gli serve questo senso super sviluppato, a capire: ah, adesso si mangia. Questo è il potere mistico del ragno. Comunque, subito si accorge che c'è questa mosca e immediatamente si precipita sulla preda e subito l'avvolge in un bozzo. Non so se avete mai visto questa operazione. L'avvolge in una struttura tutta fatta di ragnatela, l'avvolge completamente. Cioè, praticamente la mette. Cioè, è arrivato il cibo, adesso me lo conservo. Qui ci mangio almeno per una settimana. E se lo conserva, lo mette da parte. E questa è così, è la fine della mosca. Questa è la mosca che era arrivata lì, e adesso un attimo vado via, sono libero. Così è il mondo materiale. Sì. La persona rimane sempre a poco, più si dibanzi, più si dibatte, più tenta di si sforza di uscire via da questa ragnatela, da questo pozzo oscuro, più ne rimane impigliata, perché non ha la soluzione. E la soluzione non può autofabbricarla, non viene dalla sua capacità, non è nella sua capacità uscire da questa situazione. L'unica cosa che può fare è chiedere aiuto a una persona che ne sa più di lui. Deve essere così umile, ci vuole, la vita spirituale inizia dall'umiltà. Amanitvan, l'umiltà. Anzi, Prabhupada dice che conoscere qualcosa senza l'umiltà può essere addirittura pericoloso. Quindi prima ancora della conoscenza ci deve essere un'umiltà. Cioè, io purtroppo non riesco a liberarmi. Non ho conoscenza, sono ignorante, mi sto impigliando sempre di più in una situazione, ho provato delle soluzioni, non sono riuscito a ottenere dei risultati concreti. L'unica cosa che posso fare è pregare. Pregare è una forma di richiesta d'aiuto, pregare.
Bisogna essere sinceri, la preghiera può aiutare, pregare anche con sincerità, anche con, in maniera sentita, anche con parole proprie. Il Paramatma, Krishna che si trova nel cuore, sa benissimo, conosce la situazione, la vede direttamente la situazione dell'anima condizionata, è pronta a intervenire nel momento in cui l'anima condizionata è veramente desiderosa di tornare a casa, desiderosa di fare un passo verso di lui, di pregare. Rivolgersi a qualcuno che ne sa più di noi, quel qualcuno che ne sa più di noi si trova all'interno del cuore, è il Paramatma. E poi c'è anche una persona all'esterno che veicola le informazioni del Paramatma, e quello è il maestro spirituale. E poi ci sono gli Shastra, cioè le scritture autorizzate. Una persona deve essere così intelligente che deve rivolgersi a queste tre fonti. Sadhu, Shastra e Guru, le persone sante, le scritture autentiche, il maestro spirituale. E poi viene aiutato anche dal Paramatma all'interno del cuore, da Krishna che si chiama all'interno del cuore. Ishvarasa Sarva Bhutanam Ridesh Juna Tishtati. Il Signore Supremo è presente nel cuore di ognuno e dirige l'errare di ogni essere vivente come una macchina costituita di energia materiale. Se vogliamo capire come funziona questa macchina, se vogliamo liberarci da questa macchina, che non siamo noi, dobbiamo rivolgerci a Krishna. Qui dice che la vita di famiglia non offre la benché minima felicità e a poco si resta sempre più coinvolti nell'infelicità. Nella Bhagavad Gita, nel 18° capitolo, vengono descritte tre forme di felicità secondo le influenze della natura materiale. Ad esempio, la felicità che all'inizio sembra veleno, ma poi diventa nettare e risveglia la realizzazione spirituale. Krishna dice che è sotto l'influsso della virtù, sattva, perché la virtù, anche se è la più pura tra le tre influenze della natura materiale, ci permette di accedere alla conoscenza spirituale. Tre forme di felicità. La prima forma di felicità descritta nella Bhagavad Gita era quella felicità che all'inizio sembra veleno, ma poi diventa nettare sotto l'influsso, e ci risveglia la realizzazione spirituale sotto l'influsso della virtù. Infatti, talvolta nella vita spirituale, soprattutto all'inizio, quando magari bisogna abbandonare qualche abitudine che non è proprio gustuosa, che non è proprio adatta per avanzare alla vita spirituale, bisogna acquisire invece delle abitudini che sono invece utili, può essere molto faticoso, può essere molto doloroso, può essere quasi come un veleno. Però una persona intelligente capisce che questo sforzo alla fine gli porterà la vera felicità. Quindi la felicità che all'inizio sembra veleno, ma poi diventa nettare sotto l'influsso della virtù. Invece la felicità che all'inizio sembra nettare, ma poi diventa veleno sotto l'influsso della passione. E Prabhupada nella spiegazione dà proprio questo esempio, come però quando un uomo e una donna si incontrano. All'inizio sembra molto bello, i sensi vogliono agire, vogliono toccare, vogliono entrare in azione e sembra che ci sia una grande possibilità di godimento, di piacere. Poi alla fine c'è il divorzio, c'è il litigio, c'è il divorzio, ci sono tante altre sofferenze, semplicemente dovute al contatto dei sensi con i loro oggetti, cioè dei loro oggetti. Questa felicità è dovuta, molto, è effimera, è illusoria ed è dovuta alla naturale, tra virgolette, tendenza dei sensi dell'anima condizionata ad attaccarsi agli oggetti dei sensi. Più uno si attacca agli oggetti dei sensi, più soffre, però all'inizio sembra che ci sia una certa forma di soddisfazione, di felicità, sembra che sia una cosa naturale. Ecco, questa felicità che all'inizio sembra nettare, ma poi diventa veleno sotto l'influsso della passione. Ed è, diciamo, è il caso, diciamo, dell'essere condizionato che si sta lamentando nel verso di oggi. Domanda. E la felicità che invece che è ingannevole dall'inizio alla fine, che è completamente illusoria, che nasce dal sogno, dall'illusione, dalla pigrizia, questa felicità, ecco, che è ingannevole, che in realtà non è neanche una vera propria, non è in realtà una vera e propria felicità, è in realtà più una sofferenza scambiata per felicità, questa felicità è sotto l'influsso dell'ignoranza. È un po' la felicità dell'animale. Un animale non si rende veramente conto di stare soffrendo dall'inizio alla fine.
Però anche in quella condizione un animale prova un certo piacere, ad esempio un maiale che mangia escrementi, lui è convinto che sta veramente godendo della vita. Questa è una forma di illusione del Maya che copre, è una misericordia, Maya significa anche misericordia, perché se si rendesse veramente conto della situazione in cui si trova, non riuscirebbe a sopportare, a tollerare. Però in realtà l'animale sta soffrendo dall'inizio alla fine. Non bisogna cercare di imitare gli animali, oggi c'è questo movimento che dice ah, vita da cani, vita da... Non è così, l'animale soffre, l'animale soffre, solo che non si rende neanche conto della sua sofferenza. E quella è una misericordia. Quindi l'unica soluzione è la coscienza di Krishna. Per risolvere tutti i problemi è la coscienza di Krishna. Ci sono sei azioni favorevoli alla coscienza di Krishna. Le sei azioni favorevoli alla coscienza di Krishna sono essere entusiasti, essere pazienti, sforzarsi con fiducia, agire secondo i principi regolatori, abbandonare la compagnia delle persone che non sono interessate alla coscienza di Krishna e seguire le orme dei grandi saggi del passato, degli acharya precedenti. Le sei cose sfavorevoli sono mangiare più del necessario, oppure accumulare più denaro del necessario, sforzarsi per cose molto difficili da ottenere, atihara, prayasa, sociale. Poi parlare in maniera innecessaria di cose materiali, seguire le regole solo allo scopo di seguirle, oppure abbandonare completamente le regole. Prajalpo niyamagraha, niyamagraha, non so se sto pronunciando bene. Abbandonare Janasangas, cioè Janasangas significa abbandonare la compagnia delle persone che non sono interessate alla coscienza di Krishna ed essere avidi di ottenimenti materiali. Queste sono le sei cose che sfavoriscono. Poi ci sono sei cose che favoriscono. E poi ci sono sei principi che favoriscono invece l'abbandono a Krishna. Quindi abbiamo detto sei cose favorevoli, sei cose sfavorevoli alla coscienza di Krishna e sei cose che invece favoriscono l'abbandono a Krishna e quindi favoriscono la coscienza di Krishna. Saranagati, che sono accettare quello che è favorevole, rifiutare quello che è sfavorevole. Credere sempre che Krishna ci proteggerà in ogni circostanza. Pensare Krishna come il nostro Signore, il padrone, come colui che sostiene tutto. Abbandono totale e essere molto umili e miti. Anukulyase sankappa pratikulyase vajjanam rakshishyasyati rakshishyatiti visvaso goptitse varanam tata atmanichepa karpane sadvida charanagati. Questi sono i sei sintomi dell'abbandono, sei cose che favoriscono, sei cose sfavorevoli, sei principi che favoriscono l'abbandono a Krishna. Poi ci sono sei nemici. I sei nemici sono i sei sensi, quelli che hanno causato il lamento dell'anima condizionata di oggi, che sono la mente, attorno a cui girano tutti gli altri sensi, che sono cinque sensi di percezione, sono la vista, l'udito, l'olfatto, il tatto e il gusto. Questi sono i sei nemici, questi sono i veri sei nemici, quelli che causano il lamento dell'anima condizionata. Se l'anima condizionata non controlla questo carro con questi cavalli, perché i sensi sono paragonati a dei cavalli imbizzarriti, se non controlla questi sei cavalli, non farà altro che lamentarsi e alla fine sarà costretto a prendere un altro corpo e ci sarà il prolungamento della vita condizionata. Samsara, Dhamana, Lila Loka, cioè questo samsara significa ciclo di nascite e morti ripetute a causa dei sei sensi, che sono i veri sei nemici, la mente e i cinque sensi. E poi abbiamo i sei asura, insomma, sei garba asura, sono kama, croda, loba, mada, moha e matsarya, cioè la lussuria, la collera, l'avidità, la pazzia, l'illusione e l'invidia. Queste sono le sei fruste del mondo materiale, la lussuria, cioè i desideri materiali incontrollabili,
la rabbia che si sviluppa a causa della frustrazione, non posso raggiungere qualcosa e quindi c'è rabbia. Poi c'è l'avidità, attaccarsi eccessivamente a ciò che si ha, ma anche al frutto delle proprie azioni, l'oba. Male, poi c'è la pazzia, perché una persona che nel mondo materiale gli impazzisce completamente, già per il fatto di credere qualcosa che non è, è una forma di pazzia. Moa, l'illusione, scambia la corda per un serpente. E poi c'è mazzare, l'invidia, che è la base, in certo senso è la base di tutte le altre, perché noi siamo qui perché siamo invidiosi verso Krishna. Non vogliamo credere che esista, non riusciamo a immaginare che esista una persona che sia migliore di noi. E invece sì, esiste, è Dio, la persona suprema, e sarà sempre migliore di noi. Non so, può essere una brutta notizia perché è invidioso, però è così. Krishna è la persona suprema e noi siamo eternamente legati a lui. Quindi superare questa invidia con il canto del Maha Mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, significa poter tornare a casa, è il biglietto d'ingresso, il biglietto per poter tornare a casa. Hare Krishna. Non so se ci sia qualche domanda. La vita di famiglia menzionata in questi versi è la stessa menzionata dalle scritture per il Grihastha Ashram? Allora no, in effetti ci sono due tipi di vita di famiglia. La vita di famiglia che si viene citata qui è la vita del Grihamedi, una persona che non è cosciente di Krishna, e quindi per una persona che non è cosciente di Krishna la vita di famiglia diventa come un pozzo scuro. Mentre il Grihastha è una persona invece che fa una vita di famiglia, ma una vita di famiglia in cui Krishna è posto al centro, cioè in cui la persona sposata, tutte e due le persone, uomo e donna, quindi si hanno come obiettivo ultimo la realizzazione spirituale e si aiutano vicendevolmente per raggiungere questo obiettivo ultimo. In questo caso la vita di famiglia può essere anche un aiuto per raggiungere l'obiettivo spirituale. Può essere talvolta c'è un passo delle scritture in cui dice che può essere come una fortezza la vita di famiglia, in cui è possibile proteggersi dagli attacchi della vita materiale e proteggersi dagli attacchi della vita materiale e raggiungere l'obiettivo supremo, che è quello di tornare a casa. Grihamedi e Grihastha. In questo caso stiamo parlando dei Grihamedi, cioè delle persone che non sono coscienti di Krishna. Per le persone che non sono coscienti di Krishna, la vita di famiglia diventa come un posto scuro, andapuro. Sì, questo è il punto. Un'altra domanda è: il servizio devozionale è fatto solo per Brahmachari Sannyasi? No, Brahmachari Sannyasi, innanzitutto anche la definizione di Brahmachari. Brahmachari significa una vita di celibe, una persona, uno studente celibe. Si dedica soprattutto allo studio delle scritture, vive in maniera molto semplice. Poi il Sannyasi invece è una persona che si dedica completamente a Krishna, corpo, parole e mente e l'anima, jiva, completamente a Krishna. Ma la coscienza di Krishna non è solo per i sannyasi e brahmachari, questi sono ancora designazioni materiali, perché queste fanno parte delle istituzioni del Varnashram. Il Varnashram ha alla fine come obiettivo ultimo quello di soddisfare Krishna, quindi anche acquisendo una delle designazioni all'interno del Varnashram, lo scopo di acquisire queste designazioni è quello di soddisfare Krishna, è quello di collocarsi appropriatamente per poter servire Krishna e soddisfare Krishna. Samsiddhi Maritoshanam. Lo scopo ultimo dell'esistenza è quello di... la perfezione dell'esistenza è quella di dare soddisfazione a Krishna. Tuttavia non ci si deve identificare con un'etichetta, perché noi non siamo né Brahmachari, né Grihastha, né Vanaprastha, né Sannyasi. Kiba Vibra Kiba Sudra Niyasi Kenenaya e Krishna Tattavetta Sei Guruaya.
non ha importanza che una persona sia una persona colta, un sudra, una persona, un operaio o qualsiasi altra cosa, oppure sia un sannyasi. Se conosce la scienza di Krishna, è un maestro spirituale, dice addirittura Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quindi non è destinato soltanto ai brahmachari e ai sannyasi. Tutti, è destinato a tutti coloro che vogliono tornare a casa nel mondo spirituale, il che non sono molti, perché Krishna dice che la famiglia di persone una cercherà la perfezione fra coloro che la raggiungono, raro è colui che mi conosce veramente, però è destinata a tutti coloro che, tutte le anime condizionate, a tutte le anime che vogliono servire Krishna. Queste sono solo designazioni esterne, non sono l'essenza. Oggi alle 18:30 c'è la rubrica Soffermiamoci. Oggi si parlerà della regina Kunti, che è incarnazione della potenza di successo del Signore Supremo. Oggi alle 18:30 collegati, oppure veniteci a trovare qui a Via Sardegna 55. Così avrete modo di sentir parlare di Krishna e dei suoi devoti e di acquisire informazioni utilissime per superare l'oceano, perché è paragonare anche un oceano, dell'esistenza materiale, la foresta, e poter uscire da questa foresta in fiamme dei piaceri del mondo materiale. Hare Krishna. Grazie per l'ascolto. Rimanete in collegamento. Vi dice a trovare qui a Via Sardegna 55. Buona giornata in coscienza di Krishna.